E ritorniamo in Cities Skylines 2. Allora, in questo video io volevo mettere giù l'aeroporto, per cui mezzi di trasporto aria, sblocchiamo questo, sblocchiamo l'aeroporto internazionale e anche lo Space Center. Se ricordo bene, l'aeroporto internazionale è a dir poco enorme. Cioè, è tutto questo spazio che mi occupa? Cioè, dire che è enorme è dire poco, praticamente. Porca miseria. Diciamo anche che mi sa che questa è l'unica posizione dove poterlo collocare. Ci sarebbe qua in realtà, però è troppo lontano forse. Troppo lontano, e poi qua c'è tutta questa zona che potrei ancora costruire zone residenziali, commerciali, tutto il resto. Qua no, qui assolutamente no. È un bel problema. L'unico, secondo me, è questa posizione qui, andando a modificare il terreno. Sì, credo sia questa l'unica soluzione. Ma qua non posso fare. Ci sarebbe, se no, altrimenti qui. Lontano da tutto. Qua secondo me ci potrebbe stare in realtà, sai? Sì. La strada da questo lato, così. Ci sta. Potrei mettere l'aeroporto qui e successivamente, visto che volevo iniziare a fornire in modo autonomo energia solo energia elettrica, potrei mettere poi delle centrali elettriche. In questa zona non sarebbe male. Inquinano? No. Inquinamento acustico alto. Però sono qua isolate. Non c'è nessuno. Non c'è niente. Nessuno. C'è solo zona, zona agricola qui. E qui la zona petrolifera abbiamo messo. Per cui. Ah, qua cosa costruiva? Allora, industrie minerali. Minerali, legno. No, non va bene. Se io faccio così e poi faccio questo, no, non posso, va bene. E allora facciamo, elimina queste zone, via, non mi servita. Anche perché, scusa un attimo. Inquinamento atmosferico. Ho fatto una mezza cavolata, mi sa. Qua, questa zona non si può. Se piazzo alberi, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se riusciamo a piazzare quanti più alberi possibili. Se mi va a ridurre un po' l'inquinamento atmosferico. Gruppo diabeti. Oh, di cespugli. Di questo tipo e anche di questo. Perché mi sa tanto che questa zona qui la devo togliere. Guarda dove l'inquinamento già. Già l'inquinamento è arrivato qui, è arrivato.
Porca miseria. Altro petrolio dove ce l'abbiamo? Qui, ma è oltre i confini della città. Qui. Questo non va bene, quindi solo qua. Questa montagna abbiamo detto di no. E qui siamo oltre i confini di nuovo. Ah, vabbè, è passata la strada. Mi niente, mi sa che devo toglierla. Questo invece non fa inquinamento, va bene così. Allora, andiamo, lasciamo andare un po' il tempo qui e vediamo se l'inquinamento arriva fino a qua. Spero di no. Detto questo, andiamo a prendere questa roba qui e compriamo tutto quanto questo. E com'è qui la zona un po' collinare? Beh, alla fine non mi dispiace più di tanto. E anzi, potremmo fare l'aeroporto su una zona sopraelevata. Ci può stare. Allora, eliminiamo questa casetta. Elimino anche questo. Ora, mezzi di trasporto. Aeroporto International. Dobbiamo ingrandire un altro pochino. Allora, così, facciamo. Prendiamo tutto quanto. In caso poi andiamo a rimuovere un po' di zone. Ah, vedi? Perfetto. Secondo me qua ci sta bene, ci sta. Secondo me sì. Dammi questo. Riduciamo. Ok. Vedi? Perfetto così. A posto. Poi, oltre a fare questo, io a questo punto potrei iniziare a ricostruire l'autostrada da qua, visto che qua è un'autostrada a due corsie. Questa ancora devo costruire. Questa la devo ancora modificare. Quindi, allora, iniziamo da qua, iniziamo. Mettiamo. In più c'è la stazione dei treni, c'è. Stazione dei treni da questo lato troppo vicino, perché devo spostare anche la stazione dei treni, devo spostare. Sposto la stazione dei treni, ho sposto l'autostrada. Allora, aspettiamo. Perché qui è una strada 5 corsie addirittura, esagerati. Devo capire un attimino come fare questo incrocio e come gestire la linea dei treni e le due autostrade, le due corsie dell'autostrada. L'incendio è proprio qua adesso? Vabbè, tieni però l'incendio. Allora, l'autostrada la facciamo da qua, che si collega a questo in primo incrocio. Una volta fatto questo, io da qua devo fare delle rampe, una da qua,
una per di qua che vadano qua, è l'uscita che si metta qua, l'altra uscita che si metta qua. Ok, anche alta, ok, però no, qua il treno va tolto, c'è niente da fare. Senza se e senza ma, il treno va spostato. Potrei mettere il treno. Con chi si collega il treno qua? Con Fossecchio. E se io faccio. No, metropolitano sbagliato. Treno. Con chi si collega? Fossecchio anche questo, perfetto. Attiva questo ed elimina questo. Così e successivamente questa linea la colleghi qua. Selezionare questo non me lo fa selezionare. Un attimo, se io faccio così, elimino, metti in pausa, vediamo se adesso me lo fa spostare. Stessa cosa, questo, a posto, via. Elimino questa linea. Perfetto. Poi, in pausa, eliminiamo per ora fino a qui. Facciamo un po' alla volta. Allora, autostrada 3 in parallelo con uno spazio 2. Partiamo così. E poi. Facciamo così. No, facciamo aspetta. Poi ancora un po' più. Ah, aspetta, ma qui come siamo messi? Esatto, aspetta. Sto facendo i conti senza sistemare il terreno. Allora. Allora. Ok, e già ci siamo qua, perfetto. Poi, qua, qui c'è una collina che va a salire, perfetto. Seleziona questo. Ok, adesso facciamo dritto qua, dritto per dritto qua e poi andiamo a curvare verso qua. Eliminiamo un altro pezzo di strada, anzi, elimina fino a qua. Perfetto, poi autostrada. Autostrada, questo lo livelliamo fino a qua.
Livelliamo questa zona. Aia, dammi qua. Compriamo. Tanto ormai. Vai, acquistiamo. Acquistiamo tutta questa zona qua. Sì, vai così. Facciamo così questa zona tutta livellata fino a qua. E poi da qui noi andiamo. Aia, non l'ha presa però. Scusa, facciamo da qua. Forse il contrario devo fare. Perché non lo prende? Ok. Allora, riprendiamo la nostra autostrada che va leggermente a curvare, così. Qua abbiamo un sottopasso. Abbiamo un sottopasso. Allora, prima prosegui un po' dritto, così. Poi, da qui. Poi possiamo fare il sottopasso. Così, perfetto. Allora, dammi quest'altro. Eliminiamo questo incrocio. Perfetto. Allora, passiamo tra il pilastro della ferrovia. Qui andiamo dritti in modo tale da avere un incrocio un po' più tranquillo da costruire. E infine ci andiamo a ricollegare alla strada fatta all'inizio di questa serie. E facciamo. Devo arrivare a questo punto. Quindi facciamo. Ecco fatto. Curva. Siamo sempre nel pilastro. Aia. Che non prende, ecco, così, vai così, perfetto. Pausa, 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 perché mi manca questo collegamento. Vabbè, alla fine, vabbè, dai, avviamo il gioco. Allora. Noi la strada l'avevamo fatta fino a qui. Quindi io qua ho fatto questo incrocio senza. Sì, ok, quindi questo incrocio va rifatto. In primis. Elimina questo ed elimina questo. E come punto facciamo di partenza, facciamo questo qua. No, facciamo questo. No, facciamo un po' più alto, facciamo così. Qui, poi
L'altezza dell'incrocio sarà questo. Poi invece l'altro incrocio è qui. E qua diventa dritto per dritto, cioè molto semplice. Perfetto. Qui viene così. Partiamo da qua, partiamo, va? Facciamo così. Ed elimina questo e questo. Anche perché poi qui noi possiamo fare delle semicurve per ricollegarci tranquillamente qui. Ok, fatto questo, dobbiamo fare l'incrocio. Allora, punto di partenza questo. Facciamo disattiva. Dritto per dritto, fai dritto anche qui. Poi, no, ho sbagliato. No, mi ha selezionato la curva, eccolo qua. 45 per 40, no, ho sbagliato. Quarantotto, quarantotto e scendiamo così. Qua abbiamo 70. Vabbè, posso fare ancora 48, 48 e scendiamo proprio al livello. No, facciamo 32, 32. Scendiamo a 0 metri. Ok, poi il collegamento lo facciamo. Vediamo un po' dove dobbiamo farlo. 1, 2. Quindi qui. Strada a 4 corsie qua e strada a 4 corsie da quest'altro lato. Elimina, no. Elimina questo, elimina questo. Quindi abbiamo 1. Esce però così, vediamo se lo possiamo un attimino sistemare. Così sarebbe. Ok. Dall'altro lato invece abbiamo questo. Così, perfetto. E ovviamente tu vai così. Poi, e questo è uno. Dall'altro lato, 10 metri, siamo qui. Facciamo così. Dritto parallela 2. Perfetto. Insomma. Ah, vabbè, dai, facciamo così. Elimina. Poi abbiamo. Questa situazione così. Elimina questo, elimina questo. Vediamo un po' come possiamo sistemare. Allora, avviciniamoci un pochettino, così.
4, così. Elimina tutto quanto. Più o meno. Ci può stare. A 5 era? No, 4. Fai fino a qua. Poi abbiamo disattivo il parallelo. 1. Qui. Quant'è? 113. 1. Ma questo 112. Facciamo così. Aggiornamento a 4, aggiornamento a 4 qui e qui. Elimina questo pezzo, elimina quest'altro pezzo e facciamo il collegamento. 1, 2, 1. No, facciamo così, dai. Questo così. Perfetto. Qua si perde una corsia, si perde però. Oh, amen. Una cosa. Posso modificare questa. Open. E no, fa schifo. Reset. Niente, peccato. Allora, quindi questo abbiamo fatto, il collegamento con questo ci sta, perfetto così. Torniamo da questo lato invece. Ah, io ancora devo fare l'aeroporto, vabbè. Ormai è andato così. Eliminiamo, via, via. Quello non lo so. Eliminiamo queste per ora. Elimina tutto questo ed elimina tutto questo. Allora, livelliamo, come avevo detto, tutta questa zona. Rifai questa parte qua, che mi sa che ho sbagliato. Allora. Qui. No, qua ci siamo. Riduci. Elimina questo e questo. Ok, poi dobbiamo arrivare qui partendo da questo punto. E autostrada A3 in parallela 2. Vai così.
Vado dritta, facciamo il collegamento qua. Eccolo qui. Uno. Faccio la curva proprio in questo modo. Così. E poi facciamo dritto per dritto. Perfetto. Ok, possiamo avviare la simulazione. E qui facciamo. Allora, strada a quattro corsie. Riduci questo. E facciamo così. Poi abbiamo fatto questa autostrada. Poi una strada a due corsie in altezza. Poi dieci. E qui 10. Sì, sbagliato. Poi in curva andiamo. Facciamo così. Metri, va bene. E poi abbiamo da questo, da qua a qua. Elimina questo pezzo. Poi 0 metri di altezza. 1. Facciamo qua. Dall'altro lato invece facciamo. Allora, aggiornamento a 4, aggiornamento a 4, eliminiamo questo, eliminiamo questo. Poi 1, 2, 1, 2, cambiamo il senso di marcia e abbiamo fatto. Primo collegamento con la città è andato a buon fine. Poi disattiva questo. Disattiva questo anche. Ah, ok, quindi elimina tutto tranne questo. Ci siamo. Elimina il parallelo. 1, 2, qua. E andiamo a fare. No, attiva questo. Quarta corsia, quarta corsia. Elimina questo, elimina questo. 1, 2, perfetto. 1, 2 e cambiamo il senso di marcia. Lo va a fare? Sì. Ok, abbiamo ricostruito questo incrocio. Scusa un attimo. Costruiscimi questo così, che mi piace di più. Anche da qua e anche da qua. Peccato che si vede il pilastro al centro, però le mod questo offrono.
Questo fa abbastanza schifo, però. Vabbè, lasciamolo. Metti in pausa. E questo qua. Niente, non cambia nulla. Un po' meglio esteticamente, forse è. Forse. Dammi questo. Attiva. Allora, elimina e ricostruiscilo. Da qua vai qui. Da qui vai qui. E tu questo non lo fai. No, ho sbagliato. Ok. Dai. Almeno un po' meglio. Allora, torniamo a dove eravamo. Da dove eravamo partiti. Allora, da qui abbiamo un'autostrada, anzi, una strada grande che a 5. Noi facciamo partire una strada a facciamo prima a 3 e poi la facciamo a 2.21 metri d'altezza? Va bene. Da qui poi partono due strade distinte e separate. Una. Va verso qui. Per cui strada a quattro corsie, eliminiamo, dammi qui, dammi questo, e due, questa è una corsia. Poi da qua invece parte l'altra in discesa. Così, poi. Tanto l'ingresso è da qua, quindi a posto, abbiamo tutto lo spazio a disposizione. Facciamo così. E poi da qua ci andiamo qui. Sempre aggiornamento, strada a quattro corsie. Eliminiamo questo. Strada, rampa, in curva. 1, 2. È brutto, perché effettivamente è bruttino questo. Però un ponte di 20 metri d'altezza alla fine. Ma ci sta, dai, ma che. Dai, sì, ci sto, a posto. Mentre da questo lato facciamo sempre la stessa cosa, quindi prima un pezzo a 3, dritto per dritto, poi un pezzo a 2, così, ok. Tu qua mi chiedi
Un collegamento stradale che ti do subito, altrimenti poi mi dimentico. Però non c'è bisogno del semaforo. Che non me lo fa selezionare questo incrocio? Qua sì, qua no. Vabbè, lascio il semaforo. Che te devo dire? Cosa ti devo dire? Così, questo qua, a posto. E da qui, sempre la stessa storia. Allora, qui due corsie. 180, dov'è? Allora, andiamo. Diciamo così, 10 metri. Siamo 15 metri di altezza. Ok. Oddio. Elimino. Così. Vabbè. Dobbiamo fare le rampe di ingresso. Ok. Quindi la prima rampa parte da qua. 180 così. E la facciamo arrivare fino a qui. Per cui strada a quattro corsie. Eliminiamo questa. Ottanta così, perfetto, e invertiamo. Altra rampa invece facciamo 180, dov'è? Così, 7 metri e mezzo, facciamo 8 metri. Poi facciamo 1. Aspetta, ipotizziamo che parte qua. Così, perché poi noi da qua dobbiamo fare 1. Così, vediamo un po' come esce. Qua è un po' più diversa rispetto alla classica. Partiamo da qua. 180. Così. Vediamo un po' cosa ne esce. No, va bene, perfetto. Non mi dispiace affatto. È che qua c'è qua questa rampa che è allucinante. Se è più giusto farla così. Sì, c'è dislivello, però meno marcato. Sì, secondo me. Questa qua sarebbe da rifare. Allora, aspetta un attimo intanto. Mettiamo. Portiamo la corrente elettrica in primis. Dov'è? È qua.
corrente elettrica l'abbiamo portata. Poi dobbiamo portare l'acqua. Da qui no, devo portarla da qua. Ok. Non abbiamo alcun tipo di aggiornamento da dover fare qui. Tu cosa sei? Camion della spazzatura. Vabbè. Anzi, aspetta, visto che abbiamo un camion della spazzatura. Testiamo la discesa. Piano piano. Ma ci sta. Non è troppo ripida. Va bene, secondo me va bene questo. La discesa è... Ok, accettabile. Vediamo un po' se arriva qualche macchina. Nessuno va al reparto? Dai. Non dovete partire, viaggiare, eccoti. Oddio. Ah vabbè, lui si ferma a prescindere, lui quindi. Mamma mia, che cambi di traiettoria. Vabbè, dai, non è pe pensavo peggio, pensavo molto peggio. Andiamo. Ok, fatto questo, dobbiamo fare però i collegamenti con l'esterno. Per cui, nessun accesso pedonale? Facciamo. Questo così. Allora, tu nessun accesso pedonale, nessun accesso pedonale. Questo c'è. Ah, forse questo è... Vabbè, allora. Dov'è? È qua. Uno, due. Poi tu vai qui. Tu. Vai qui. Poi. Tu. Qua. Uno. E l'altro qua. Mentre per quanto riguarda la zona commerciale. Non commerciale, ai merci, diciamo. Uno qui, tu te ne vai qui, tu qui, e infine tu a posto. Questo non ci interessa, questo però non ci interessa neanche. Prono merci, ovviamente a zero perché abbiamo iniziato adesso. Passeggeri, iniziano ad esserci già i primi passeggeri. Passeggeri che invece di muoversi con la macchina, lo posso spostare poi questo. Perché sto pensando una cosa, sto pensando di abbassare il tutto almeno a questa altezza qua. Anzi, ancora un altro po', così.
non va? Ok, qui facciamo, livelliamo il treno in questo modo, e treno, dobbiamo fare il collegamento, quindi facciamo 1, 2, facciamo. Niente, quindi posso fare solo questo. Ok, da qui. Te ne vai. Qua. Ok. Dammi questo. Aeroporto. Qui abbiamo un bel incendio. Perfetto. Treni merci ne abbiamo, treni merci, aerei. Abbiamo un po' di materiale, passeggeri in attesa ce ne stanno pure, perfetto. E da qua vediamo tutta quanta la città, con alcuni edifici abbandonati. Ovviamente sono sempre uffici, visto che non abbiamo richieste. No, ho sbagliato. È una strada così. 2. Dammi via. Eliminiamo un po' di zona di ufficio. Abbiamo anche questo. Elimina pure qua. Sei passeggeri, vabbè, ci sta. Ok, qui abbiamo un incidente multiplo. Ah, inquinamento. No, niente. Elimina, elimina ed elimina. Qui una zona industriale non si può fare. Io qua avevo costruito un'altra cittadina, quindi non si può. Aspettiamo che qui l'aria si ripulisca. Peccato. Peccato. Però mi serve un'altra area industriale allora. Serve un'altra area industriale. Oh, tu. Elimina questo. Polizia. Spostiamola. Perfetto. Villa Rockstar. Mettiamo Ficoletto qui. Ok, strada normale. Così. 1, 2, 3, 4. Mi serve un po' più di zona industriale, per cui la piazziamo qua. E qua il vento dove soffia? Perfetto. Verso l'esterno della mappa. Va bene. Mi sa che un'altra industriale la faccio qui.
mi sa tanto di sì, mi sa di sì. Allora, compriamo tutta questa zona intanto. Poi compriamo no, niente, non compriamo nient'altro. Non compriamo nient'altro e facciamo così. Allora, tu questo e questo. E poi lo si costruisce più avanti. Tu sei sicuramente questo. Tu sei sicuramente questo. Ed eliminiamo pure questo spazio. Qui eliminiamo anche questo. Fermati. Niente. Elimina. Vai, elimina pure questo. Abbiamo quest'altro palazzone. Dov'è questo? Elimina tutto qua, tutte e quattro e via. Abbiamo altri uffici abbandonati che sono qui. Mettiamo via questo e via anche questo. E infatti avevo questo dubbio. Via. E abbiamo altro. Qua abbiamo un po' di zona. Dice vuoto, è disponibile per essere affittato. Vabbè, aspettiamo che venga affittato. Però questi sono distrutti. Uno e due. Ah, gli autobus. Qui abbiamo un altro edificio. Abbandonato, via. Ok, non ne abbiamo più. Infatti adesso abbiamo un minimo di richiesta, un minimo, non tantissimo. Va bene, allora io direi che possiamo mettere in pausa il gioco. Abbiamo fatto tutta questa rete autostradale fino a questo incrocio che è stato ricostruito da zero. Siamo scesi fino a qui e abbiamo rifatto questo incrocio nuovamente. Molto semplice, ci siamo ricollegati a questo punto della mappa e abbiamo soltanto il dubbio se abbassare o meno questa collinetta oppure lasciarla così e sti cavoli. Non lo so, ci penso su. Ed finiamo il video facendo. Io qui ci voglio costruire, quindi tutta questa zona me la compro. Perché qua tutto questo isolotto si può costruire tranquillamente. Qua si potrebbe fare addirittura un altro porto, un'altra zona industriale qui e qui un'altra zona residenziale. Qua il porto com'è? Pieno. Pieno di merci. Ok, questo lo stesso, immagino. Quasi. Va bene. Allora, il gioco è già in pausa. Vi saluto, al prossimo episodio.